Buongiorno e benvenuti nella sua cucina. Nella sua di chi? Tua. Ah, mia, ok. Allora, ragazzi, buongiorno. Quest'oggi vi farò una ricetta, direi veloce, però diciamo che nella preparazione è un pochino complicata. Delicata, più che altro. Più che altro dovete stare attenti, esatto, alle mani, in sintesi. La ricetta degli spaghetti con i ricci di mare. Allora, come prima cosa dobbiamo andarli ad aprire e dobbiamo fare questo lavoro. Prendete delle forbici piuttosto appuntite, prendete il riccio delicatamente perché sennò vi fate tanto tanto male, spingete per quanto vi è possibile nella parte, prima dobbiamo rompere qui, ecco. Questi sono i ricci della Movimar. Esattamente, della Movimar. La Movimar è il posto dove noi ci riforniamo se vogliamo il pesce di qualità. Esatto. Provate a farlo anche voi, anche perché avreste, andando a nome nostro, il 10% di sconto dei prodotti non in offerta, che non è mai male. Non è semplicissimo fare questo lavoro, ve lo dico subito. Però poi dopo, insomma, il risultato premia, ecco. Vi bucherete sicuramente una manina. Meno male che ne abbiamo due, così almeno. Ecco, appunto. Allora, dicevo, togliamo la parte superiore, poi andiamo a prendere una ciotola di acqua, che io adesso andrò a prendere. C'è indubbiamente chi è più bravo, non per carità. Certo, io non è che faccio i ricci di mare tutti i giorni, però... Anche perché so che c'è una tecnica particolare per, esatto, aprirla in pochissimi secondi. Esatto. Scusate, intanto sciacquo la mano. Allora... La tecnica che noi non conosciamo, quindi... No, assolutamente no. Però va aperta così, da sopra, dalla bocca, sì. Eccola qua. Adesso vado a prendere una ciotola con dell'acqua e un po' di sale e andrò a sciacquarli un pochino. Dopodiché con il cucchiaino gratterò la parte della carne, sarebbe la questa polpa. La polpa, che sarebbe questa arancione. Ci vediamo tra un attimo. Eccoci. Eccoci qua, adesso ho preparato dell'acqua con un pochino di sale, adesso andrò a togliere le impurità in questo modo, sciacquandoli un pochino. Ho preparato una ciotolina con un cucchiaino e semplicemente dovremo fare questo. Dobbiamo scalicchiare. Esatto, ecco, facile facile. Quello che si fa quando si mangiano crudi, praticamente. Certo, cercando ovviamente di non prendere... aghi, aghetti, eccetera, eccetera. Certo. Io con la pasta non li ho mai mangiati, li ho mangiati forse un paio di volte crudi. Sporcherete tutto il tavolo, sappiatelo, poi dopo si pulisce. E hanno un sapore veramente particolare. Mi sono piaciuti non subito. Oh, ecco. Ecco qui. Fatto ciò... Li vado a fare tutti e ci vediamo qua una volta puliti. A tra poco. Allora, eccoci qua. Questa è la polpa ricavata dai ricci. E adesso la andiamo a spadellare. Ho già messo l'acqua della pasta. E mi raccomando, quando è quasi finita la cottura della pasta, dovete tenere da parte un pochino di acqua di cottura. Quindi un bel mestolo, anche due, va bene? Che cosa dobbiamo fare? Semplicemente mettere un po' di olio molto buono. Noi siamo l'olio caro, ragazzi, è un il bel po', per è noi è il migliore. Scusate, è l'unico condimento, quindi stavo dicendo un bel po'. Per noi è l'olio migliore. Vi metto le informazioni nell'info box. Andate sul sito www.gruppocaro.com e vi iscrivete alla newsletter. Vi arriva subito un buono sconto da utilizzare sul loro sito. Ok. Non male. No, direi proprio di no. Mettiamo anche un pochino di olio al peperoncino, di questo ringraziamo il nostro amico Gerardo. Gerardo. Vado sui fornelli, faccio soffriggere l'aglio. Ci rivediamo dopo. Eccoci. A questo punto l'aglio è dorato e andiamo a mettere i nostri ricci. Da quello che so danno un sapore incredibile. Sì, infatti non ne servono tantissimi.
Quanto devono stare sul Non tantissimo. Giusto, ecco, il tempo di farli cuocere un pochino e farli diventare una crema. In questo modo. Pochi minuti. Quindi la pasta diventerà tutta cremosa. Esatto. Bella. Ripeto, tenete da parte l'acqua di cottura, mi raccomando. E adesso andrò a mettere gli spaghetti. Che si forma quella cremina leggermente rossa. Eh sì. Ah, la mia preferita. Allora, vado a mettere gli spaghetti, ci rivediamo tra un po'. Ecco qui, ho scolato la pasta e ho messo un goccino dell'acqua di cottura, come vi dicevo prima. Posso anche levare l'aglio. Sì, che è sempre meglio. Ecco, che è caduto, vabbè, lo recupero dopo. Che meraviglia, stanno prendendo proprio il colore che dicevamo prima. Eh sì, ho fatto le linguine. Vabbè. Non ho messo gli spaghetti, ma va bene lo stesso. È comunque pasta di Gragnano, quindi raccoglie bene comunque sì, il sì. sugo. Ce le faremo andare bene ugualmente. Metto un altro, grazie, molto gentile. Metto un altro po' di acqua di cottura. Ovviamente ho tolto la pasta un minuto prima, in maniera che così potessi risottarla. Che meraviglia! Ok. Siamo. Io penso che sia pronto, ci vediamo. Quasi pronto, sì. Per l'assaggio. Ci vediamo per l'assaggio. Mettiamo un altro goccino di olio, Ragazzi, che meraviglia! C'è un profumo di pesce, ragazzi, meraviglioso. Ma a me quello che piace tanto, tanto, tanto è il colore. Sì, sono diventati un giallo aranciato. Sì, sì, sì. E adesso c'è la parte più importante. E chi tocca l'assaggio, vero? La parte più importante. Eh sì, perché comunque è la parte che fa vedere se il piatto è riuscito bene oppure in no. In realtà non fai vedere, fai solo sentire. Occhio che scotta. Il sapore è delicatissimo, buono, e quello lietto sia piccante che olio caro ci sta veramente veramente bene, ragazzi. Mi raccomando, usate poco piccante, se volete qualche fogliolina di prezzemolo, ma io non ve lo consiglio perché il prezzemolo potrebbe coprire il sapore del pesce e non è un peccato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.